Una brutta sensazione? La storia sta cambiando di nuovo. Ok, diamo un'occhiata. Freezer già corpo perfetto, mi sembra un po' prestino, eh. Gon non penso abbia troppe speranze. E qui c'è Goku. Ragazzi, bene, e quindi la storia cambia perché? Perché Goku è costretto a uscire prima dalla macchina che lo stava curando, insomma, avete capito? Scusate il mio italiano, poco dragonbollesco. Quantomeno però riesce a salvare Gohan. Who are you? No, I don't need to know. Tacci tua, sono pure simpatico. Ok, quindi chiaramente Goku non è pronto per affrontare un combattimento. Ed è quello anche che dice Trunks. E bisognerà evitare questo, bisognerà aiutare Goku appunto a combattere contro Freezer. Non la vedo bene, ragazzi, però... però ci proviamo. Stanno diventando sempre più difficili i combattimenti con l'avanzare della storia. You've done it now. You've ruined my dream of eternal life and youth. I was so very close. But the Dragon Ball. La faccia di Gohan, ragazzi. Quella di Vegeta pure. For Vegeta, but even more for me. It's the very first time I have been made such a fool of. Si sta incazzando, eh? Si è già incazzato, scherzò. How dare you, maggots? I will torture you slowly. What? Eccoci qui. Eccoci qui. You are still there. Noi siamo sempre qui. Grazie per il complimento, amico. Pure tu sei un bel ragazzo. Basta esserne convinti, continuiamo. Siamo in quattro. Siamo quattro coglioni, però. Ah, è lui che mi sta a fare culo. Bene. È stato bello capire dopo un minuto e mezzo che non stavo combattendo, cioè che non lo stavo picchiando io. Freezer, stai solo alla prima trasformazione. Non riesco proprio a prenderlo. Allora così. Bene. Krillin già è morto praticamente, che tristezza. No, Krillin KO, non ci credo. Allora, Vegeta sta già nella merda. Gohan pure, Krillin è andato già KO. Noi abbiamo usato una capsula. Quantomeno si dovrà andare a ritardare. Ma che non era morto, perché parla ancora? Manco da morto sta zitto quel pelato. La parata del mio. Ok. Però la cosa che mi preoccupa, io spero che ci tornerà la vita, perché altrimenti siamo proprio nella merda. Avendo già usato tre trasformazioni, bene, lo sapevamo. Avendo già usato una capsula. L'unica anche. Ah! La tagliate proprio, bene. Meno male che erano tre. La vita è sempre quella. Krillin e Vegeta andati, dove sei tu? Bene. Che dice, ragazzi? Non leggo. Krillin di nuovo KO, bene. Oh dai, però mira sto cazzo di Freezer. Preso. Guarda che qui la storia non è proprio identica, visto che Freezer taglia tutte le trasformazioni. E così ti credo che poi Goku non fa il tempo, perché il tempo comunque viene gestito diversamente. Bravissimo Johnny. Ti vedi fa male, eh? Ottimo.
Ecco, dovrebbe arrivare da quello che so anche Junior, cioè spero, perché nella storia poi è arrivato. Ci serve una mano, perché qui è un po' in difficoltà, come dire. Non so se rendo l'idea. Cioè, stiamo cavando non egregiamente, ma bene. Ecco, questo mi fa male. Ecco. Ah no. Ma pensavo di aver fallito. Sei tu? No. Ah, mi ha proprio guardato male. Come dire, mi sta brutti. Ottimo, c'è anche Junior. Quando è arrivato? Così dal nulla, va bene. Adesso siamo in due, perché prima comunque ero solamente io. Cioè, credeva che lo so io. No, Freezer è bello e mentre via le botte parla così tranquillamente. Spero che il drago svanirebbero. Quindi dobbiamo difendere anche Junior. Beh, dobbiamo difendere un altro, no? Guarda, quest'altro sta fando una legge al contrario. Che sta a fa Freezer? No, via da qui! Allora tu hai problemi mentali. Pesanti anche, eh. Eccolo, signori. Carrot. No, però tu già te la sei presa con me. Goku, per favore, mi serve una mano, perché qui siamo messi un po' male. Io adesso spero di non trovarmi a combattere da solo quando Goku dovrà caricare l'energia sferica, perché sennò non l'ha lisciato, raga, non l'ha lisciato seriamente, dai. Buono. No, no, sto messo male. Goku, mi dai una mano, per favore? Goku? Non l'ha capita. No, c'è Freezer che mi prende per il culo, Goku pure, perché combatte contro l'aria. Forse non ha capito chi è il vero nemico. È vero che Freezer è piccolo, come si vede, eh. Ah, in due, dai. Mi carico un po' mentre Goku si dà da fare. No, perché Freezer è stronzo. Ma però adesso vorrei anche... No, scusa, non volevo. L'hai preso, grande, quanto ti ha levato. Sei andato, Piolo, eh. No, non è vero, sto scherzando. Ok, Trento, Johnny, a te, buonissimo, Johnny. Johnny, sei girato, te lo dico. Johnny, ci sei? Buono col cannone, lo liscia. Lo liscia così. Guarda se finisce che alla fine. Finisce che alla fine. Non l'ho preso. Beh, io spero così l'energia. Attenzione. No, adesso sono solo. Adesso sono solo. Junior nel mentre è stato andato. Non hai capito, Freezer. Non hai capito. Me pommena pure con la coda. E il mio invece si gira dall'altra parte. Stai zitto, Trunks, che sennò entro nel gioco adesso, eh. Col cannone. Dai, decapitato per forza. Johnny? Devo metterti anche un po' di intelligenza artificiale, perché già sei andato. Oh, per favore, raga, non facciamo scherzi. Il personaggio intelligente, mi mancava solo questo. Oh, dai, si mette a fare l'inchino. Stiamo tranquilli, eh. Stiamo tranquilli perché siamo morti. Però stiamo tranquilli, prendiamola bene. Prendiamola bene, grande, prendiamola bene. Via da qui, via da qui. Porca. Questo gioco fa incazzare più di FIFA. E mo tocca di fa. Io adesso prego solamente una cosa: che abbia salvato oppure fatto qualche checkpoint, non lo so per quale motivo, quando Goku ha cominciato a caricare l'energia sferica, perché non potrei sopportare mentalmente di nuovo una cosa del genere. Bene. Ok, ragazzi, allora questo era l'episodio di oggi. Dragon Ball è tornato. Nel prossimo episodio, che penso vedrete domani, ci sarà comunque questo pezzo, magari la parte finale di questo pezzo. Riesco a mettere in pausa, sì. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del nuovo modo che diciamo mi è venuto in mente per portare avanti questo let's play. Se non lo siete già, vi ricordo anche di iscrivervi al canale, in descrizione trovate pagina Facebook e tutto il resto. Bella!